Eroe immortale. Eroe immortale. Il poeta della strada. Il poeta della strada. Ciao a tutti. Mi chiamo Willy. Ho 21 anni. E oggi voglio raccontare la mia storia, affinché possa aiutare tutti quanti voi. Ho i ricordi un po' confusi, perché quei calci e pugni mi hanno portato da avere dagli occhi aperti agli occhi chiusi. Era una sera come tutte le altre, stavo camminando, quando ho visto un amico in difficoltà da una parte. Mi sono avvicinato, ammetto, ero un po' impaurito, ma il senso del dovere mi diceva di aiutare un amico. Purtroppo l'amico mio non l'ho visto, e ci credo, in mezzo a tutte quelle botte, cosa vuoi vedere? Stavo parlando pacificamente quando un calcio sul petto mi stende. Cado a terra e sento calci e pugni dappertutto. Ad un certo punto non sento più nulla. Sento solo il mio respiro, solo il mio respiro. E le loro risate, il loro senso di soddisfazione ad aver ucciso un ragazzo che non voleva dargli manco uno schiaffo. L'unica cosa che spero è che altri ragazzi non cadano nelle loro trappole. Ora devo partire, mi aspetto un posto migliore. Nel quale non esiste l'odio, ma solo l'amore. Willy, 5 settembre 2020.